Per un attimo però voglio cambiare argomento. Abbiamo visto questo video su internet insieme ai nostri autori, è un video davvero molto commovente che racconta una grande storia di affetto tra due fratelli. Allora vogliamo chiamare Riccardo. Riccardo, vieni con me. Ciao, ben arrivato. Benvenuto. E insieme a Riccardo voglio vedere queste immagini anche insieme a tutti voi, amici che ci guardate da casa. 3, 2. Si chiama Francesca Romana, da settimane è ricoverata al Policlinico di Tor Vergata per una brutta malattia. Venerdì è stato il giorno del suo 34esimo compleanno e suo fratello Riccardo le ha fatto questo regalo davvero speciale. Chi è Francesca per te? Francesca è la mia metà, ora come ora è la mia metà. E mi dispiace per il fidanzato, ma attualmente è la mia ragione di vita, è colei che negli ultimi 8 mesi mi ha riempito le giornate. E quando è cominciato tutto, io ho capito da subito che ognuno doveva fare il suo. I medici dovevano preoccuparsi di lei dal punto di vista fisico, io devo preoccuparmi di lei dal punto di vista dell'umore. E sfruttando tutto quello che avevo a disposizione, tutte le armi che ho. E quindi una famiglia allargata e bellissima, tanti amici, e sfruttando, ecco, la mia dote un po' creativa che mi È riconosco. un cuore grande. È un cuore grande. Senti Riccardo, noi abbiamo voluto farti una sorpresa. C'è una telefonata per te. Pronto? Ciao! Pure Ciao qua! Francesca! Non male però, eh! Io ancora mi devo riprendere dal video, mi fate questi scherzetti. Sono profondamente commossa e vi ringrazio per questo spazio, soprattutto perché è importante sensibilizzare tutti quanti sul sostegno continuo di cui abbiamo bisogno giornalmente. E, parallelamente alle cure necessarie, la medicina alternativa è fondamentale. Io senza il supporto di mio fratello, del mio fidanzato, dei miei familiari, dei colleghi, amici, non avrei mai avuto tutta questa speranza e la forza che mi ha aiutato ad andare avanti. Francesca, Io volevo. quando hai visto questo striscione che noi stiamo vedendo insieme, che devo dire ha fatto il giro di tutto il web, perché chiaramente, insomma, pensate a quante volte si dice cliccato, no? A quante volte è stato visto da molte, molte persone. E tu come hai reagito? Cosa hai Io ero l'ignara di provato? tutto, ma questo è uno dei tanti video che mio fratello ha fatto e continua a emozionarmi continuamente. Non so quante volte l'ho visto, ho perso il conto. Sono
profondamente colpita dalle parole, dal suo affetto, dall'affetto di tutti, e vorrei ringraziare anche l'ospedale di Sant'Andrea e Tor Vergata, il professor Tafuri e il professor Arcese per aver permesso, insieme al personale te. Paramedico, tutto questo sostegno. Noi ringraziamo te davvero per questa lezione di vita che ci stai dando. Il supporto da parte di tutti, però in senso positivo, di leggerezza, di positività verso tutti i malati, perché è veramente importante per noi. Riccardo, vuoi dire qualcosa a tua sorella? Allora, guarda, fai conto... Dov'è la telecamera? Quella lì. Adesso lei ti sta guardando. Immagino che sia ancora in ospedale adesso. Sì, è in isolamento. Sì, è ancora per qualche giorno, poi mi toccherà l'isolamento a casa, però esatto. Diciamo che il primo step grosso l'abbiamo superato. Ma io... Lei lo sa, io fra un po' le presento un rimborso spese lungo un bel po'. Lo sa, glielo dico ogni giorno. Però ecco, non vedo l'ora che finisca, perché è stato straziante per tutti, soprattutto per lei. Però ecco, il risultato finale sembra positivo. Utilizziamo ancora la parola sembra, però sembra che ce l'abbiamo fatta. Bella. Davvero una bella storia. Grazie, grazie Riccardo. Posso darti due baci? Tre? Allora il terzo lo porti a tua sorella, davvero? Grazie. Grazie, grazie anche a Francesca, davvero una bellissima storia d'amore. Francesca? Posso dire un'ultima cosa? Ti aspettiamo in studio! Donate, 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 donate sangue, piastrine e midollo, è importantissimo. Certo. Grazie Francesca. Grazie a voi. Allora.